Ma è fiducia, è chiaro che dobbiamo averla, ma non fidandoci di questo 3-0, perché veramente tutto può ancora succedere. La formula delle Top 16 dice questo, lo dice il valore delle squadre, dei nostri avversari, le capacità, le qualità che hanno, e quindi noi dovremo ora giocare semplicemente una partita alla volta, sapendo che anche le prestazioni molto buone che abbiamo fatto non basteranno, non saranno sufficienti, perché in questo periodo, con alzare il livello di esecuzione, dopo pochi giorni che le due squadre si rincontrano e su cui lavorano, sui punti deboli, dopo che i giocatori avvertono sul campo e sulla loro pelle quello che è stato preparato, detto, fatto, e quindi adesso ancora con più efficacia possono essere performanti nel migliorare i punti deboli, nel coprire le loro lacune, e se chi non lo fa rimane sicuramente indietro, e nel nostro caso significherebbe perdere, significherebbe rimettere in discussione anche la positività delle vittorie fuori casa e buttarle via perdendo qui. E sappiamo però che questa è una cosa che può succedere a questo punto del campionato con squadre di questo valore. Beh, sicuramente noi dobbiamo alzare il livello di esecuzione. La qualità del nostro attacco, che è stata di grandissimo impatto nelle due trasferte spagnole, i 31 punti segnati nel primo quarto a Madrid, i 27 segnati a Malaga, saranno cose che i nostri avversari non ci concederanno e non ci permetteranno di giocare con quella fluidità. E noi dovremo alzare il livello di esecuzione per, tra virgolette, rubare canestri in altri modi, sapendo, essendo mentalmente pronti, che troveremo dei muri difensivi molto più duri, molto più importanti. Insomma, quello che dicevamo prima, quello che abbiamo fatto è stato importante, ma non basta essere a quel livello. Se vogliamo andare avanti, dobbiamo crescere ancora dentro queste Top 16, giorno dopo giorno, e essere sempre a un livello più alto, perché solo chi continua a migliorarsi dentro queste serie potrà andare avanti. Ma è chiaro che adesso sono tutte finali, casa, fuori, ogni partita in questo momento della stagione diventa una finale. È chiaro che giocare in casa per noi significa fondamentalmente due cose, perché fermo restando che gli avversari sono di una qualità tale, ormai le squadre a questo livello giocano come abbiamo fatto noi, a viso aperto anche fuori, con la convinzione di poter vincere ovunque, perché hanno i mezzi, il talento, l'esperienza. Però giocare in casa significa due cose: potersi curare dagli acciacchi molto meglio che essendo in giro per l'Europa, dormire nei propri letti, e questo sicuramente è un vantaggio per tutti. Il resto, quello che può fare il pubblico, il nostro pubblico, nell'aiutare a spingere i giocatori che stanno, come abbiamo detto già più volte, spremendo moltissimo da loro stessi, tutto quello che hanno cercano di tirar fuori. Allora, serate come volte più in Europa, negli ultimi anni, abbiamo saputo vivere in perfetta simbiosi con il pubblico che spinge e dà questo tipo di carica, può essere sicuramente l'altro punto che ci può dare un vantaggio vero, nel arrivare alla vittoria.